lavorare meglio potremmo crearci delle guide per facilitare il nostro lavoro. Alfa selezione, immagine, guide, nuove guide dalla selezione. Così avremo delle guide per facilitarci il lavoro. Forse è necessario inserirne una per il bordo laterale. Eccola qua. Ok, selezione, niente, perfetto. Allora, per crearci la chiusura inseriamo un nuovo livello. Chiusura frontale. Ok. Come facciamo? Selezione rettangolare. Più o meno facciamo la metà della nostra scatola. In questo caso è un po' maggiore della metà perché semplicemente perché è la parte che abbiamo in avanti, dovrebbe essere come visuale più grande, come prospettiva. Ok, facciamo così, riempiamo di bianco. Ok. Selezione, niente. Anche in questo caso possiamo crearci delle guide per lavorare più tranquillamente. Per cui procediamo alfa selezione, immagine, guide. Nuove guide della selezione. Selezione, niente. Adesso inseriamo una nuova guida qua. E un'altra guida qua. Perfetto. Prendiamo lo strumento prospettiva. Per lavorare più tranquillamente, per vedere cosa facciamo, togliamo l'occhietto. A nulla. Sì, per lavorare meglio però è necessario ridimensionare il livello con un autoritaglio. Ok, adesso sì, possiamo lavorarci tranquillamente. Ecco qua. Ecco qua. Trasforma. Ok, e abbiamo la parte di chiusura anteriore. Anche questa qua dobbiamo ovviamente procedere a sfumare, modificare le nostre palette. Ok. Ops, ho preso lo stesso. In questo caso lavoriamo con lo strumento sfumatura semplice, non è necessario lavorare con i livelli. Blocchiamo il canale tenendo premuto Ctrl Shift, avremo una sfumatura perpendicolare. Garba. Ops, ho dimenticato di modificare da primo piano a sfondo. Ecco qua. Ok. Adesso andiamo a crearci il bordino della chiusura. Facciamo così, duplichiamo il livello, lo spostiamo in basso di 3 spazi. Ok,
alfa selezione, ci spostiamo al livello che dobbiamo modificare, canch, in pratica abbiamo solamente il bordino ovviamente lo coloriamo di un grigio. Ok, prendiamo il nostro pennello, il canale è sempre bloccato, rimuoviamo la selezione. Seleziono, ho fatto Maius Ctrl Alt. Ecco qua, il bordino è fatto. Ok, perfetto. Adesso ci creiamo un'ombra. Ok, selezione rettangolare, ok, non vi preoccupate di uscire fuori, poi modifichiamo. Sfumatura, in questo caso da primo piano a trasparente. Sempre tenendo premuto Ctrl Shift. Ok, perfetto. Alfa selezione. Ctrl E per invertire la selezione. Canci. Ecco qua. Ctrl Shift Alt per eliminare la selezione. Maiuscolo, Ctrl A. Abbiamo la nostra ombra. Poniamo la nostra ombra all'80%. Ok.